È stato un weekend, no? C'è un po' di esposizione. Siete pronti per questa campagna elettorale in Liguria, visto che il campo largo è stato definito, cioè qualcuno è uscito e ha dato un po' la colpa ad alcuni veti. Avete messo dei veti oppure siete contenti di questo inquadramento in Liguria che può aiutare magari anche nelle altre regioni? Sì, abbiamo messo dei veti, confesso. C'era una persona già poco credibile nel paese che a Genova governava con Bucci. Governa con Bucci, che è il candidato contro Orlando. E poi a livello regionale ha fatto un cambio, questo si chiama Renzi, e si è proposto nel campo progressista. E quindi abbiamo messo un veto perché siamo delle persone coerenti e queste stupidaggini non le facciamo. Pensiamo che Renzi tolga voti al campo progressista e mettendo un veto su una persona poco credibile in Liguria e in Italia abbiamo fatto il bene dei candidati, del candidato alla regione. Diciamo, questo veto può contagiare anche tutte le altre alleanze, a partire dalle altre due regioni, dai referendum. No, sapete, Italia Viva poi voterà anche cioè in una parte di quei referendum che riguardano il lavoro, poi voterebbe contro. Quindi, cioè, questo è un punto di partenza per un campo largo senza Renzi ovunque. Attualmente Renzi sta raccogliendo le firme per il Jobs Act, quindi sta proprio da un'altra parte per quanto riguarda le politiche del lavoro. Il problema è che sta da un'altra parte pure sulle politiche della giustizia, sta da un'altra parte rispetto al campo progressista anche sui temi ambientali, anche sulla riconversione industriale. Cioè io non ho capito su cosa Renzi la pensa come il campo progressista. E poi c'è una questione. Se qualcuno pensa che in Italia non si possa governare senza Renzi, per me sta facendo un errore. Il Movimento 5 Stelle è chiarissimo. Sta dicendo viva il libero arbitrio, ma il 5 Stelle è chiaro, con Renzi a livello nazionale non vuole governare perché non è credibile, perché tradisce tutto quello che può e arrivati a un certo punto di governo lavora sempre per buttare giù i governi di cui fa parte. Quindi noi non lo vogliamo dall'inizio. Gli altri possono scegliere, noi non abbiamo detto c'è libero arbitrio, l'importante è che siano chiari ed onesti, perché il Movimento 5 Stelle vuole fare un progetto sano, progetto basato sulla lealtà e un progetto duraturo, cosa che con Renzi non dura nulla, nemmeno le riunioni di condominio durano con Renzi.